Il PIL giapponese diminuisce meno delle stime nel quarto trimestre. La domanda estera stimola la produzione dopo che il paese ha perso la posizione di seconda economia mondiale a favore della Cina. Il surplus commerciale cinese risulta minore delle attese in seguito alla ripresa dell'economia e l'aumento del prezzo delle materie prime che hanno assecondato un guadagno del 51% delle importazioni. Le borse dei mercati emergenti registrano il maggiore rialzo dell'ultimo mese. L'euro si deprezza mentre i ministri europei delle finanze si incontrano a Bruxelles per rivedere gli obiettivi di riduzione del debito. Collegamento internet da Lugano, Roberto Malnati, responsabile della gestione di Global Opportunity Investments. Ciao Roberto. Ciao Luciano, buona giornata a tutti e buona San Valentino. Ah, San Valentino oggi, hai ragione. Sì. Fai qualcosa di speciale? Ma no, questa notte ho passato gli ordini al broker a Hong Kong che per la prima cosa mi ha fatto gli auguri di San Valentino. La cosa bellissima è che mi chiama sempre Yes Sir, no? Perché ti danno tutti del Sir da Hong Kong. E poi mi ha ricordato, mi ha detto guarda che ho comprato i fiori all'ultimo momento, li ho pagati più 300%, insomma bisogna stare attenti. Ci ho pensato tutto il giorno, in effetti era un monito perché ti passo gli ordini sempre agli ultimi minuti, sono veramente dei fenomeni. Allora, fra l'altro le borse a Hong Kong e anche in Cina hanno segnato delle ottime variazioni percentuali, le vediamo tra un po'. Iniziamo invece dal prodotto interno lordo giapponese che cala meno delle attese nel quarto trimestre, annualizzato 1,1%, gli economisti nel sondaggio di stima supponevano un calo del 2%, probabilmente una contrazione temporanea. Guarda, noi ci troviamo adesso di fronte ad una serie di dati che sono molto molto legati al cambio, cioè quando il Giappone fa i suoi conti deve sempre tenere conto di quello che è stato l'apprezzamento precedente e il deprezzamento degli ultimi giorni dello yen, quindi è difficile venire a capo della situazione facilmente. Se però andiamo a vedere la borsa, la borsa giapponese e molte società stanno cominciando a fare degli utili seri e questi utili sono fotografati dalla borsa, ma soprattutto molte di queste società hanno cominciato a rivedere il proprio mercato ed è sempre di più il mercato asiatico, area ASEAN e soprattutto la Cina. Quindi quest'anno potrebbe essere l'anno in cui bisogna cominciare a leggere numeri diversi che arrivano dal Giappone e in cui credo che dovremmo cominciare a considerare che questa supremazia dello yen come valuta rifugio verrà un po' meno e stamperanno moneta. Questo credo che sarà il tema di quest'anno. Quindi uno yen che man mano si indebolirà per conquistare quote di mercato, oggi che non hanno più lo stress di essere la seconda economia del mondo, possono, come dire, adottare quelle che sono state le strategie degli altri paesi. La Cina comunica un surplus commerciale inferiore delle attese, circa 6 miliardi e mezzo di dollari a gennaio, l'economia che si riprende, l'aumento del prezzo delle materie prime ha assecondato appunto un rialzo delle importazioni del 51%. Questo è un trend che parte da lontano, che ha visto prima favorire per esempio le aziende tedesche che hanno fatto delle esportazioni straordinarie in Cina. La Cina sta creando veramente una potenza di fuoco interna, cioè verso il proprio mercato, partendo già da un livello di vertice, cioè quindi basta bamboline, basta piattini, basta vestitini che vanno a fuoco, basta chimica di secondo ordine, quindi si stanno attrezzando per portare tutta una serie di aziende che di corsa vanno volentieri da loro e che serviranno al mercato interno. Per fare questo ha bisogno comunque di migliorare di molto, lo sta facendo, tutta la parte di infrastrutture, trasporti e di creare contratti a lungo termine per quanto riguarda le materie prime. Sono tutte cose che abbiamo visto nell'anno scorso che non si sono riflesse per il momento nell'anno passato in borsa con la Cina che perdeva il 12%, quest'anno ha avuto un inizio anno pessimo, anche settimana scorsa dopo la riapertura diciamo per le festività abbiamo visto Hong Kong veramente pesante,
ma da questa settimana, da oggi, devo dire che il clima è decisamente cambiato, un più 3 di Shanghai, un più 2,60 del China Enterprise, che è l'indice Hong Kong, che riporta, voglio dire, le perdite di settimana scorsa circa la metà di quelle che sono state. Vedremo nei prossimi giorni se sarà un fuoco di paglia oppure se l'interesse per il mercato cinese e Hong Kong, con le aziende cinesi quotate a Hong Kong, proseguirà. Un minore surplus commerciale in ogni caso potrebbe non allentare le tensioni sul valore della valuta della Cina, che appunto oggi ufficialmente sorpassa il Giappone e diventa la seconda economia mondiale dietro agli Stati Uniti. Il governo cinese ha già da tempo esplicitato il metodo di calcolo che ha per l'apprezzamento della propria divisa. La Cina ha deciso da tempo che non sarà mai un apprezzamento superiore al 5% annuo, che è la media degli ultimi 5 anni, e in questo deve tener conto di quello che è il differenziale fra inflazione e aumento degli stipendi. Il governo ha obbligato molte aziende ad aumentare gli stipendi. Con degli apprezzamenti molto superiori al 6-6-7%, e quindi il differenziale di apprezzamento della divisa è inflazione 5%, stipendi 7%, e il resto, diciamo, è quella parte che concedono agli americani captazzi e benevolenza, insomma, ma non aspettiamoci una rivalutazione del 10% di colpo, non ci sarà. Certo che no, ma in ogni caso l'argomento potrebbe essere affrontato tra i ministri delle finanze del gruppo delle 20, del gruppo del G20 fondamentalmente, che si riuniscono a Parigi questa settimana e probabilmente gli americani tenteranno di reintrodurre una legislazione che è appunto fatta apposta per la Cina. Guarda, paradossalmente all'ultimo G20 qualcosa è cambiato. Cioè, con l'ultimo G20 che si è svolto in Corea, hanno stabilito che la possibilità di alcuni paesi di limitare quello che è l'inflow, cioè quindi l'apprezzamento della propria divisa, è concesso. Tant'è che da quel momento in poi abbiamo visto India, Indonesia, Malesia, anche parzialmente la Corea, dopo che hanno seguito il Brasile in questa strada, una frenata dell'apprezzamento delle proprie divise, che è coincisa anche con una frenata della borsa che aveva apprezzamenti a due cifre e che comunque creava inflazione. Ecco, da quest'oggi devo dire che anche le altre borse che hanno patito molto, come quella indiana, o come quella indonesiana, per esempio, hanno avuto apprezzamenti importanti. Quindi credo che il freno che sia stato tirato fino a settimana scorsa, complice, se vogliamo, una risoluzione di quello che era lo stress generato dall'incertezza egiziana, abbia ridato il via libera a questi acquisti sia di valute che di titoli di borsa. Ecco, queste sono un po' le dinamiche di quest'oggi. Oggi potrebbe essere un giorno importante che vede ripartire, se vogliamo, i mercati emergenti, che sono rimasti al palo con un differenziale di oltre il 25% in 3 mesi rispetto allo Standard & Poor's. Vuol dire, cioè, gli acquisti sono stati tutti su Standard & Poor's e anche su borse europee, trascinati da titoli finanziari. Siamo probabilmente arrivati a livello in cui bisogna ritornare a pensare a quelli che i soldi ce li hanno per davvero e non li stampano. Intanto appunto vediamo che l'Asia segna un risultato eccellente, direi, su quasi tutte le piazze. In generale i mercati emergenti salgono e segnano il rialzo maggiore dell'ultimo mese. C'è fiducia che la ripresa dell'economia mondiale possa rafforzarsi, il prezzo del petrolio che allenta un tantino e anche le tensioni internazionali che a loro volta appunto si allentano con le dimissioni del presidente egiziano Hosni Mubarak. È così, oggi è un lunedì in cui il boccino dei mercati si è spostato ad Oriente. Vediamo se durerà almeno un giorno, perché settimana scorsa è stata una settimana, per quanto mi riguarda, molto difficile, perché ogni giorno è stato un giorno buono per martellare Hong Kong a botte di 2% in giù al giorno. E quindi tirare un po' il fiato mi permette di essere un po' più sorridente in questa settimana almeno.
per oggi. Intanto l'euro che cala contro la maggioranza delle 16 maggiori valute dei partner commerciali, sul mercato valutario pare ci siano speculazioni sulla possibilità che l'incontro dei ministri delle finanze europei oggi e domani a Bruxelles, durerà fatica, diciamo, a stabilire gli obiettivi di riduzione del debito. Guarda, a me questa storia che stanno tirando tutti la giacchetta al governo irlandese che deve dare un sacco di soldi alle banche irlandesi perché se no hanno downgrade, fa un po' ridere. Cioè, deve veramente finire questa storia. Se le banche devono fallire, che falliscano. Non succede niente. Vengono garantiti i depositi di chi li ha messi e tutti gli altri che speculano sulle obbligazioni, delle banche si terranno la carta straccia in mano, come è giusto che sia. Cioè, ad un certo punto qualcuno deve dire basta, è ora, è inutile cercare soluzioni a banche che appena gli dai i soldi se li riscommettono nelle cose più indegne ancora sul mercato. Se la banca non presta soldi alle aziende, e non fa il mestiere che deve fare, che chiuda. E io spero veramente che qualche banca irlandese possa venire messa in queste condizioni. Tra le ragioni del deprezzamento dell'euro c'è proprio anche l'evidente confusione che sta accadendo in Europa. Allora, il partito di opposizione irlandese dice che sta tentando di rinegoziare i dettagli del salvataggio del paese. Il governo greco critica la richiesta dell'Unione Europea e del Fondo Monetario Internazionale di vendere degli attivi statali, ecco, per appunto mettere insieme un po' di soldi. Dunque, evidentemente, insomma, c'è un po' di distacco tra le singole nazioni che si trovano adesso oberate appunto dal debito, non so come fare a uscirne, e l'Europa che vorrebbe che tutto invece filasse liscio. Ma sai, la differenza vera è, un conto è il debito di una nazione, che questa nazione ha creato col tempo, ma che rendendo più o meno servizi ai cittadini. E un conto è un debito enorme che viene creato in un tempo molto breve, come è successo in Irlanda, perché lo Stato subentra ad un danno creato da una banca che tendenzialmente è quotata, privata. Ecco, l'errore gravissimo è quello di cercare di riempire queste banche di soldi e salvarle, che seguono il loro destino. Perché un paese deve subentrare su un debito privato fatto su scommesse di mercato? Cioè, questa è veramente la follia. E questa è la follia che continua. Qualcuno si ribellerà. Secondo me l'Irlanda potrebbe riservare le prime sorprese in questo senso. Non troppo tempo fa ci dicevi della relazione tra la chiusura di Hong Kong del mattino e l'andamento degli indici, occidentali, della sera, Roberto. Sì, questo finché non è cambiato tutto 2 mesi fa, cioè questa è una relazione storica che aveva una. Poi ho postato anche dei grafici in risposta sul tuo sito e si è visto che improvvisamente da metà novembre dell'anno scorso, sostanzialmente la borsa americana, che poi trascina anche la borsa europea, qualcuno ha deciso con un righello, cioè quindi con una penna, di tracciare una riga che sale tutto dritta, indipendentemente da quello che succede nelle altre parti del mondo. Quindi questa correlazione è improvvisamente scomparsa ed è venuta meno. E verrà meno finché non ritornerà questa idea, questa leadership, asiatica in quelli che sono gli scambi. Ma devo dire che buona parte di questi grossi fondi di investimento americani, complice tutta una serie di report, di indicazioni, in questi ultimi anni hanno convinto tutto il mondo che fosse necessario uscire dai mercati asiatici, che basta, che i mercati emergenti non erano più cheap, non interessavano, non importa a nessuno una crescita del 10%, venite tutti a investire negli Stati Uniti perché il futuro è qui. Questo è passato al mercato e il mercato ha guidato questo e con un righello ha fatto salire la borsa americana. Il paradosso è che mentre è brutto che una crescita dal 10 vada al 9, perché sai, è un segno meno, una crescita che dall'1 va all'1,5, peraltro finta, è quella in cui è quella che attira tutti i capitali. Beh, devo dire che
non ho mai visto tante finzioni sul mercato come in questi ultimi 2 o 3 mesi. C'è veramente un mercato ormai completamente pilotato nelle mani di pochi. E a questo punto anche andare a cercare queste correlazioni che hanno a che fare col buon senso e col fatto comunque che ci sono questi operatori sul mercato di Hong Kong che ragionano in termini di mercato inglese, insomma, che sono operatori evoluti, non serve più. Quindi mi rimangio tutto quello che ho detto, non guardatelo più. Quando ritornerà a funzionare, ve lo ridico. Roberto Mannati, Global Opportunity Investments. Grazie Roberto e allora buon Valentino a tutti. Buon Valentino a tutti.